Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video vi voglio parlare di due tecniche fantasma. Ma che come tecniche fantasma, Massimo? Sei andato di fuori col caldo? No, due tecniche fantasma. Fantasma perché? Perché vengono studiate tantissimo. Tantissimi maestri ci mettono interpretazioni, movimenti d'anca, tecnica, di tutto e di più. Poi nel kumite, stranamente, spariscono. Quindi tecniche fantasma, vai! Allora ragazzi, tecniche fantasma ce n'è più di una. Vi sto parlando dello stile Shotokan, quello che conosco un po' meglio. Queste tecniche fantasma sono molto particolari perché vengono studiate tantissimo, come vi ho detto nell'introduzione, specialmente nei kata, nel kion, movimenti d'anca, caricamenti. Io lo faccio così, tu lo fai così, no, ma la mano va un po' girata, mezza girata, non girata, caricamento, non caricamento, anca chiusa, anca aperta, ginocchio 45 gradi, piede avanti, piedi di... insomma, c'è da studiarci tantissimo. Tra l'altro vi lascio il link in descrizione sui falsi miti, un video un po' datato ma che è andato alla grande tempo fa su queste tecniche. Insomma dai, tiriamo il sunto, il mitico Shuto Uke. Allora, Shuto Uke ragazzi è in tutti i kata, addirittura da Yan Shodan, il primo che si studia, fino a tutti quelli fotonici superiori in gara, chi si dà il colpo, chi non si dà il colpo, la mano dritta, la mano angolata, insomma c'è di tutti, di tutto, di tutti i tipi se ne può parlare, far dei video, 50 video su questa tecnica. Ma ecco il punto chiave di oggi. Ma nel kumite l'avete mai fatto Shuto Uke? Allora cascate dalla sedia, tenetevi bene forti. Sì, dai, nel kumite l'avete mai fatto? Allora facciamo così, scrivetemi, potrei fare un bando, vi do 100 euro perché sono un povero maestro di karate, 100 euro a colui che mi manda un video vero di gara vera, non combinata in palestra, vera. Se mi trovate uno che in gara in agonismo para facendo uno Shuto Uke, addirittura, ma lì ve lo do per bonus, in Koksu Dachi. Dai, non c'è, guardate, spulciate, guardate i siti, guardate YouTube, guardate dove vi pare, guardate sotto il materasso, non c'è nessuno che fa in gara Shuto Uke. Voi dite, ma no, perché non si può fare Shuto Uke in gara, perché è una tecnica da kion, è una tecnica da kata, cosa c'entra? Ma come, Masso, non c'entra niente, sei fuori di testa. E non c'entra niente, no, non c'entra niente. Quindi, cioè, cosa volete dire? Che allora quello che si studia nel kion e nel kata non si porta nel kumite? Allora, cosa vuol dire? Sono due ruote, non dello stesso carro, ma di due carri diversi. Cioè, secondo me, una tecnica quando viene studiata nel kion o nel kata dovrebbe essere poi applicata in un certo modo nel kumite. Allora voi direte, sì, c'è lo Shuto Uke, ma non così tradizionale, ma magari fatto un po' diverso, un po' abbreviato. Ah, perché bisogna studiarlo così? Allora voi mi direte, penserete, mi direte, mi scriverete, ah, perché nella difesa personale sì, si può fare lo Shuto Uke. Allora siete tutti un po' fuori di testa, perché se fate lo Shuto Uke nella difesa personale vi uccidono 600 volte. Quindi la tecnica fantasma è questa qua, c'è, si fa, si studia, si programma, si fa, si briga, c'è negli esami, nei programmi di esami, tutto quello che si impara, ci abbinano di tutto, di più, e poi sparisce perché nel kumite nessuno la fa mai. Ma non è che non la fa mai, non la fa mai con questo Koksu Dachi, un'altra posizione fantasma, ma magari ve la dirò in altri video. E c'è un'altra tecnica ragazzi, fantasma, fantasmina, di cui voglio parlare, vai! Allora ragazzi, dal fantasma al fantasmino, direte, ah cos'è sto fantasmino, dai. Allora, prima lezione di karate nella vostra storia, prima lezione di karate nella vostra vita, prima lezione di karate se siete maestri nel vostro dojo, il classico Oizuki. Oizuki, tecnica complicatissima, perché tutti pensano, ma è facile, Oizuki fa il passo col pugno, sì, sembra facile, l'anca, lo spostamento, arriva dritto, arriva in contemporanea, piede e mano, è tutto un discorso, c'è chi piega davanti, c'è chi spinge da dietro, c'è chi, insomma, si può fare in 100.000 modi. E senza parlare poi dell'altezza, lo spostamento da una parte, cioè, lo Oizuki veramente è tanta roba. Poi si vedono i video, questi bimbi che poverini all'esame di cintura bianca, gialla, bianco-gialla, quel che è, ce l'ho anche un palestra, sono lì tutti spavati a fare sto Oizuki, lo fanno, ma nel kumite si fa, perché il kumite è un altro discorso, cioè Kizami, Jakutsuki, Urake, Mawashu, Ramawashu, ci ho fatto un video in descrizione, lo lascio in descrizione, ma
Lo Itsuki viene fatto? Lo avete mai fatto? Cioè, è una tecnica che secondo voi in gara, non in palestra, allora attaccami lo Itsuki, no. In gara, in kumite, quando si inizia a saltellare che volano gli schiaffi nei denti. Ma si fa lo Itsuki? L'avete mai fatto? Se lo fate funziona, ci avete mai pensato di farlo? Oppure è una vostra tecnica vincente? Boh, siete un po' Superman, perché fare un passo col pugno è tanta roba. Fantasmino perché? Perché poi spulciando un po' ho trovato un giapponese, Ueda Daisuke, che ho fatto anche un, vi lascio il link in descrizione, è un ottimo atleta che sta venendo su piano piano, piazzato però, sa il fatto suo, in un video che ho visto così, ma veramente non stavo cercando questa tecnica, spara un Itsuki in combattimento con la kamikaze a samurai. Third? A few times in the national tournament. Third? Chiaramente nella fase di kumite leva un po' la gamba davanti per far un po' veloce, poi passa con lo Itsuki, però insomma la tecnica è buona, un bello Itsukone che poi mi sembra non gli danno neanche il punto, però insomma dai, fa il fatto suo, però chiaramente di una lentezza allucinante, no? Chiaramente facendo lo spostamento con Jakutsuki, l'Uraken, Kizami si fa molto prima, viene molto meglio, è molto più splendido, veloce. E lo Itsuki è un lentone, però in questo video ecco perché fantasmino, perché ogni tanto puff, salta fuori questa tecnica dello Itsuki nel kumite, sto parlando nel kumite. Poi ragazzi, non mi state a dire no, però è una difesa personale allucinante fotonico, nessuno vi attaccherà mai per la strada con lo Itsuki. Se lo trovate un imbracone, un pazzo, un fuori di testa, ben per voi, perché è lento come la fame e sicuramente avrete la meglio, nessuno vi attaccherà mai con uno Itsuki fuori dal vostro dojo. Però anche quello è un fantasma, cioè va studiato, va fatto, ci si sta sopra degli anni, lo spiegate ai vostri allievi, lo spiego ai miei allievi come lo shoot, eccetera eccetera, poi dopo si fa un attimo di fermo immagine, di stop e si dice ma nel kumite, ma qualcuno l'ha mai fatto, l'avete mai visto? Fatemelo sapere che veramente sono curioso. Arriviamo alle finali, vai! Allora ragazzi, conclusioni finali, chiamatelo come vi pare, questo video chiaramente, ma non è per essere polemici o per denigrare il grande mondo dello Shotokan, per l'amor di Dio, siamo tutti un po' figli in Italia di questo filone, di questo stile, ma veramente alcune cose a volte veramente non tornano, quindi fatemi sapere nei commenti, veramente sono proprio curioso se secondo voi è una tecnica plausibile da poter fare in kumite e più che altro se l'avete mai vista fare il kumite. Oh, chiaramente i 100 euro erano scherzo, mica vi rimando, però dai, se trovate qualche video lasciatemi il link di qualcuno che vi fa uno shooto che è pazzesco in gara, vi do per buono il Coxo Dash, ma tanto non lo trovate, fatemelo sapere. Un saluto al tempio massimo, iscrivetevi al mio canale, ciao.